Buonasera e benvenuti al TG Prato. Due anni fa il grave incidente avvenuto all'anfiteatro di Santa Lucia nella zona nord di Prato che ha visto coinvolta una bambina di 9 anni ferita gravemente dopo la rottura della balaustra di una parte dell'anfiteatro, un volo di qualche metro e infine cascata a terra. Ecco, oggi la Procura di Prato ha chiuso le indagini, ha scritto nel registro degli indagati 2 persone, si tratta del responsabile legale dell'impresa che ha realizzato i lavori all'anfiteatro e del dirigente del comune che ha dato il collaudo all'opera. Sentiamo. Sono 2 le persone iscritte nel registro degli indagati per il grave incidente avvenuto esattamente 2 anni fa nell'anfiteatro di Santa Lucia a Prato, quando la ringhiera di una sorta di balaustra ha ceduto facendo cadere a terra una bimba di 9 anni dopo un volo di qualche metro. Ora il sostituto procuratore Lorenzo Gestri ha chiuso le indagini portate avanti dalla sezione PG della Polizia Municipale e ha individuato 2 responsabili. Sono indagati per gravi lesioni colpose il legale rappresentante dell'impresa che eseguì i lavori e il dirigente dell'ufficio comunale che firmò la determina dell'avvenuto collaudo dell'opera. Secondo l'accusa, perizia alla mano, quella balaustra non era conforme al progetto originale, più piccola e soprattutto non sufficientemente ancorata al cemento della pavimentazione. Chiunque poteva spezzarla. Non si tratterebbe quindi di una mancata manutenzione, ma di un difetto nella realizzazione dell'opera. Il tutto con il nulla osta del comune per il collaudo. Stiamo parlando di lesioni gravissime con la bambina che è ancora sotto cura odontoiatrica e ha riportato un'infermità del 22%, spiega il legale della famiglia della bambina, l'avvocato Perrone, peraltro senza aver ricevuto alcun risarcimento. Come legale della famiglia ho presentato la richiesta al comune per ottenere almeno un acconto, un risarcimento provvisorio, ma la nostra battaglia non è rivolta solo all'ottenimento del risarcimento per questa piccola. Non vogliamo tutelare solo l'interesse del singolo, ma di tutte le famiglie che usufruiscono di quella struttura a Santa Lucia, rimasta tale e quale senza nessun miglioramento sulla sicurezza per chi accede. Un romeno di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Prato per stalking, violenza sessuale e sequestro di persona. La vittima è una ragazza albanese di 24 anni che l'uomo voleva togliere dal giro della prostituzione perché si era innamorato di lei. La storia è iniziata mesi fa quando il romeno ha conosciuto la ragazza e se ne è innamorato. Sentimento non ricambiato. Dopo aver convinto i protettori albanesi a passargliela, forse riscattandola, l'uomo ha iniziato a stillare la ragazza, a seguirla, a violentarla. Giovedì sera il 45enne si è presentato fuori dalla porta dell'appartamento della giovane nel quartiere di Pratilia, l'ha minacciata di morte e ha cercato di sfondare la porta. L'albanese si trovava insieme ad un'amica italiana chiamata per darle supporto. Le 2 ragazze hanno chiesto aiuto ai carabinieri, ma al loro arrivo l'uomo era sparito. Tornata la calma, le 2 ragazze sono uscite, ma dopo pochi minuti si sono ritrovate addosso il romeno, che ha preso a forza la ragazza albanese e l'ha fatta salire sul suo furgoncino. L'amica ha chiamato i carabinieri descrivendo il mezzo e fornendo il numero di targa. I militari hanno iniziato la caccia al furgoncino, trovato e fermato poco dopo. Per il romeno si sono aperte le porte del carcere, per la ragazza è finito un incubo. Continuiamo con la cronaca, perché nel primo pomeriggio di oggi una persona di circa 30 anni, un uomo di circa 30 anni ha fatto irruzione alla Croce d'Oro di Prato in via del Romito, armato di mannaia, ha minacciato i volontari presenti e poi ha semidistrutto le ambulanze e i mezzi dei servizi sociali che erano parcheggiati all'interno della sede. Il presidente della Croce d'Oro lancia un appello alla città, un momento molto difficile, abbiamo bisogno di aiuto. Sentiamo Giulia Raffanelli. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi nella sede della Croce d'Oro di Prato in via del Romito. Attorno alle 14 un uomo di circa 30 anni è entrato nei locali dell'associazione con in pugno una mannaia e ha minacciato di morte i volontari presenti. Ammazzo tutti, avrebbe gridato. Sono stati attimi di terrore perché l'infervorato, quasi sicuramente dell'est Europa, ha spaccato specchietti e finestrini delle ambulanze. Ad una volontaria ha intimato brutalmente di allontanarsi e ha continuato a distruggere mezzi di soccorso parcheggiati in sede. Una pericolosa follia che al momento non ha un perché. I volontari hanno chiamato la polizia, ma prima dell'arrivo delle volanti l'uomo era già fuggito via.
Fortunatamente nessuno si è ferito. Inoltre ieri sera, sempre qui davanti alla sede, abbiamo avuto il danno ad un furgone sociale, anche quello sono stati spaccati sia i vetri che gli specchietti. Non sappiamo, ecco, se l'episodio sia stato effettuato dalla stessa persona o meno. Hanno valutato più o meno un danno intorno ai 6-7 mila euro circa totali, sia tra il furgone di ieri sera e gli automezzi danneggiati oggi. A questi due episodi avvenuti nelle ultime ore va aggiunto il grave incidente all'alba di ieri in via Filzi, in cui è rimasta coinvolta un'ambulanza della Croce d'Oro con gravi conseguenze per il personale a bordo e per il mezzo. Inutile dire che la Croce d'Oro si sente nell'occhio del ciclone in un momento economico già molto difficile per l'associazione, a cui recentemente il Tribunale ha approvato il piano di sovraindebitamento. Il presidente della Croce d'Oro, Alessandro Coveri, chiede aiuto alla città. Siamo in grosse difficoltà, è un momento difficile per l'associazione. Tre episodi in due giorni sono duri da digerire. Mi appello alla città affinché ci stia vicino e ci dia una mano. Si buca in pieno giorno alla fontana del Papero di Piazza Duomo. Sono foto shock quelle scattate da un cittadino che le ha pubblicate su Facebook come segnalazione sfogo e che vi mostriamo. Gli elementi per essere arrabbiato ci sono tutti sui gradini della centralissima fontana, infatti sono ben visibili la confezione di una siringa e tante gocce di sangue. Triste testimonianza di quanto accaduto pochi minuti prima, precisamente nella tarda mattinata di oggi. Un tizio, racconta il cittadino, si stava bucando seduto comodamente alla fontana della piazza, non curante dei passanti e dei bambini che gli passeggiavano davanti. Purtroppo ormai siamo così abituati all'idea che Prato sia diventata un tale schifo che episodi del genere riescono solamente a rassegnarci ancora di più. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del canile di Prato nella zona del Calice, perché ci sono due novità importanti collegate fra di loro. Intanto la realizzazione di un'area di sgambatura, la più grande della città, accanto al canile, e poi il completamento dei lavori di sistemazione idraulica della struttura per evitare che finisca sotto l'acqua durante la stagione delle piogge. Sentiamo. Sarà realizzata accanto al canile comunale il rifugio, la più grande area di sgambatura per cani della città, in modo che chi adotta un cagnolino abbandonato ospite della struttura abbia a disposizione uno spazio per prendere confidenza con il nuovo amico a quattro zampe, con l'aiuto dei volontari del canile. La giunta comunale ha approvato ieri mattina l'acquisizione in comodato d'uso gratuito del terreno adiacente al rifugio di proprietà di Gida S.p.A. Da tempo le associazioni animaliste della città chiedono un'area esterna al canile da utilizzare per la famiglia realizzazione dei cani ospiti con gli adottanti, dato che gli spazi interni sono limitati. La nuova area di sgambatura andrà a completare la ristrutturazione e la messa in sicurezza idraulica della struttura adiacente al calice, alle quali sono state destinate quasi 160.000 euro. Devo dire che c'è venuta un'ottima idea all'ufficio animali, che è quella di prendere la recinzione che dobbiamo togliere e dobbiamo sostituirla appunto con un muro che contenga l'acqua. E quest'area è l'area contigua al canile, l'abbiamo chiesta a Gida, che è di sua proprietà, e ci hanno dato in comodato d'uso gratuito, e quindi quest'area verrà recintata con la recinzione che prendiamo dal canile e la facciamo diventare una grandissima area di sgambatura, dove chi vuole adottare un cane o semplicemente portare un cane del canile a fare due passi potrà prendere confidenza con l'animale. I lavori sono già stati appaltati e cominceranno a breve. È prevista la realizzazione di una parete di separazione fonoassorbente con una base in cemento armato e una barriera antirumore nella parte superiore da collocare sul fronte strada, in modo da completare anche la messa in sicurezza del canile da inondazioni, oltre all'installazione di un impianto di sollevamento per il prosciugamento delle acque meteoriche. In questa prima tranche di lavori rientrano poi anche le operazioni di isolamento termico delle gabbie dei cani e il rifacimento complessivo delle recinzioni interne. La seconda fase comprende invece altri piccoli lavori all'interno del canile, che attualmente ospita un centinaio di animali, e la messa in sicurezza idraulica di alcuni box per consentire agli operatori di avere a disposizione una zona della struttura sempre in sicurezza. In questo spazio sarà possibile tenere i cani che vengono spostati con più difficoltà. E stasera comincia Calici di Stelle a Carmignano, alla Rocca di Carmignano, evento che vede insieme il buon vino della zona e i desideri che saranno espressi in queste nottate vicine alla notte di San Lorenzo, manifestazione che culminerà appunto il 10 agosto. Giulia Raffanelli.
Si avvicina la notte delle stelle cadenti, la notte giusta per esprimere un desiderio, magari guardando il cielo da una torre sorseggiando un buon vino, come quelli di Carmignano. L'occasione è Calici di Stelle. Da stasera, lunedì, la Rocca del Paese ospita la tradizionale kermesse dedicata ai vini e ai prodotti del territorio. L'anno scorso, in più di 4.000 si sono arrampicati sulle pendici dell'antico castello. Anche quest'anno la Proloco di Carmignano, che organizza la festa, ha mantenuto la formula lunga inaugurata 2 anni fa. 3 sere, dal sabato al lunedì, dedicati a blasi vini del Compagnia, Sicchini, Sicchini,